Ma arrivati, guarda che bel barca ti ho portata. Ti piace? Allora perché mi hai portata qui? Non ti sei spiegato bene, hai detto di fretta, andiamo. Abbiamo lasciato anche la bici con cagnolino. Sì, adesso il cane... Ah, vedrai, è una sorpresa. Tra poco vedrai, sarà bello, ti piacerà. Non vedo l'ora, andiamo. Amore, dai, che non stai seguendo il tempo. Amore, dai, siamo arrivati? Sì, guarda che bello, siamo arrivati. Oh, ma questo è tutto per me? Sì, tutto per te, guarda quante belle cose. Io intanto vado a portare il cane in giro. Va bene, io mi metto a pitturare. Non so cosa pitturare. Oh, ma che c'è là? Salve, è nel posto giusto, visto che hai il cagnolino. Qua ci prendiamo cura del tuo cane, lo portiamo a giocare sui scivoli, gli facciamo il bagnetto. Quale servizio preferisci? Salve. Io avevo bisogno di lasciare il mio cagnolino qua, a fare quello che vuole. È un po' birichino però. Ma certo che può lasciare. Ah, guardi qua, sono quasi tutti birichini. Va bene, allora te lo lascio qui a te, mi raccomando. Io intanto l'aspetto magari vicino all'altalena. Piacerà a Daniel di sicuro, a lui piacciono tanto le mele. Che bello! Oh, questo cagnolino, aspetta che ti alzo. Eccoti, adesso ti faccio un bel bagnetto. Adesso vado a prendere il mio cane. Allora, è pronto il mio cagnolino? Ma certo che è pronto, gli ho fatto anche il bagnetto. Ma dov'è? Eccolo! Oh, ma guarda, lo perdi un attimo di vista e trovo subito qualcosa. Ma cos'ha lì? Un osso verde addirittura. Hai ragione, infatti l'ho notato, ho trovato quell'osso subito quando sei andato via. Va bene, vi lascio, buona giornata. Oh, adesso vado a vedere cosa sta facendo la mia bellissima ragazza. Ehi, tesoro. Ciao amore, io ho finito, guarda, era sorpresa per te. Wow, che bella. Ma questo l'hai fatto per me? Sì, questo l'ho fatto per te, ti piace? È bellissima, grazie. Wow, sono molto contento. Sì, mi sono impegnata tantissimo. Ho usato tanti colori. Verde, arancione, azzurro, fucsia, giallo, rosso, marroncino, tutti. Per fare questo bellissimo disegno. Tutti questi praticamente, vedi? Wow! Hai usato tanti bellissimi colori, anche il blu che è il mio preferito. Aspettami un attimo, arrivo subito, vado a prendere una cosina. Va bene, chissà cosa va a prendere. Non vedo l'ora di scoprirlo, oggi è così bravo. Spero proprio che ti piaceranno queste bellissime cose gialle. Ho preparato la spremuta per te, finalmente sei arrivato. Oggi sei super gentile con me. Guarda invece cosa ho per te, guarda. Wow, che belli. Ma sono davvero per me? Allora, come sono i fiori? Ti piacciono? Sì, tantissimo. Sono belli profumati, anche gialli. Io adoro i fiori. Ma dove li hai trovati questi fiori in 5 secondi? Li hai nascosti prima, eh? Sì, in verità li avevo comprati prima. Ho chiesto alla ragazza che lavora qui se mi faceva un favore e me ne teneva. Ma il nostro cagnolino dov'è? Non è che l'hai lasciato lì dove hai preso i fiori? Daniel, no, non perdere il cagnolino! No, tesoro, stai tranquilla. Il cagnolino l'avevo lasciato vicino alla bici. E c'è un bellissimo cespuglio verde. Allora andiamo a prenderlo, andiamo a casa che mettiamo i fiori nel vaso. Va bene, andiamo. Io non capisco perché Daniel è andato via. Gli ho spiegato che vuole stare solo con lui, ma lui è geloso, è andato via arrabbiato. Margherita! Dani, sei venuta da me? Oh, non vedevo l'ora di vederti! Arrivo! No,
andiamo? Sì! Vieni, amore, vieni! Oh, quanto sono felice che sei arrivato! Wow, è molto rosa! Sì, perché la casa è mia, non ti piace il rosa? Sì, sì, mi piace tantissimo, vorrei solo metterci un po' del mio tocco personale. Sai, sono un uomo. Questo è il piano di sotto, questo è il mio letto con la mia coperta. Wow! Ti piace? Qua c'è anche una scrivania, è fantastico! Guarda, si vede la spiaggia! Adesso andiamo al piano sopra, vieni! Arrivo, amore! C'è la libreria qua, vieni! Arrivo, eccomi qua! Qui ci sono tutti i miei libri, qua si vede anche il mare! Wow, veramente fantastico! Hai visto che bello, il mio lampadario ti piace? Sì, sì! E qua cosa c'è? C'è la doccia! Vai a vedere sì. Tu, perché noi non ci stiamo! Io adoro le docce! Ti piace anche leggere i libri? Sì, sì, mi piace tantissimo! Guarda, qua ci si sta benissimo in due, guarda, posso ballare sotto la doccia! Che bravo che sei! Che dici se ci facciamo un giro in spiaggia per festeggiare il nostro ritorno insieme? Oh, amore, ci sarà tempo per quello! Prima vorrei capire se tu vuoi vivere con me e non sei più geloso per il mio ex fidanzato! Io mi fido di te, vorrei solo che lui stesse molto lontano. Ah, ma non dipende da me. Hai visto che lui è pazzo? Lui non sa dove abito. Penso che non ti ha seguito per scoprirlo. Spero proprio di no, sennò diventerò veramente molto arrabbiato. Tu non mi hai visto arrabbiato. Va bene, tesoro. Allora andiamo di sotto che ti ho preparato una sorpresa. Amore! Arrivo! Dov'è la sorpresa? Tu siediti qua che adesso arriva. Sì. Oh, è arrivata la sorpresa! Ma chi è? Sono io, sono Elisa! Ciao Elisa! Oh, grazie! Entri, entri pure, vieni! Grazie, stanno arrivando! Sì, sì, siediti un attimo là! Ecco, prego, ti puoi accomodare là! Wow! Oh certo, allora mi accomodo sul divanetto rosa che mi piace di più. Dingron. Oh ragazzi, ciao. Ciao. Prego, entrate. Grazie. Seguitemi. Sì. Anzi, se volete una di voi può aiutarmi in cucina, che c'è anche la sirena là. Vado io. Andiamo allora. Che bello. Mi diverto tanto ad aiutare in cucina. Mi piace tanto fare dolci. Io mi posso sedere di qua? Ma certo, siediti pure, che devono arrivare gli altri e poi facciamo un aperitivo e i dolcini. Oh, allora sì. Oh, io ho bisogno di una bevanda fresca. Ah, ma eccola, arance. Ehi, Margherita! Ma vi ho viste da lontani, prego, entrate. Lui è mio fidanzato, Steve. Piacere, Steve, Margherita. Prego. Non vieni, Steve? Sì, sì, arrivo. Mi sa che sono arrivate tutte, amore, vieni! Ma chi è? Vediamo. Ma tu chi sei? Ma non ti ricordi di me? Sono tua cugina, Rebecca. Ah, tesoro, scusami, da tanto tempo che non ti vedo. Ciao! Ciao! Ti presento il mio fidanzato, Giorgio. Ciao! Ma... Va bene, dai, entrate, faccio finta di niente. Ehi, ma tu cosa ci fai in casa mia? Ehi, ma in realtà è casa mia, però neanche io sono contenta che lui sia qui. Tu perché sei qui? Sono la fidanzata di Rebecca, non ho nessun secondo fine. Io ci credo poco, fuori da casa nostra! Sì, sono d'accordo anch'io. Vai via, vai a farti giri con la tua Rebecca d'altra parte. No, se mi evitate questo aperitivo io rimango qua. Scommettiamo? Guarda, ora stanno litigando. Oh sì, sto vedendo, vado anch'io. Vedo anch'io che stanno litigando. Ma, com'è possibile? Mia cugina sta litigando con mio fidanzato? Ehi voi, perché state litigando? Che succede qua? Oh, tu! Tu cosa vuoi? Io lo so che la nostra Margherita, la nostra migliore amica, ha sofferto per colpa tua. Vai via! No. Ah, usiamo il piano B? Tu da una parte e dall'altra? Vai! Via! No!
simpatico. Come hai detto che ti chiami? Mi chiamo Steve, piacere. Diventeremo grandi amici. Sì, andiamo dalle ragazze. Perché sei così cattiva con me? Perché hai dovuto cazzare il mio fidanzato? Sei invidiosa! Io non sono invidiosa, il tuo fidanzato è il mio ex fidanzato ed è venuto qua a mettere nel bidone la mia storia con Daniel. Non gira tutto intorno a te. Se vuoi così tanto Daniel, perché non te lo sposi? Sì, che buona idea! Adesso ci sposiamo e ti invito al matrimonio, cuginotta. Staremo a vedere. Ciao! Hai visto? Hai visto Daniel? È andata via la mia cugina. Margherita, quindi vuoi veramente sposarmi? Sì! Me lo chiedi, se me lo chiedi veramente in ginocchio ti dico di sì. Margherita, vuoi sposarmi? Certo! Sì! Voglio stare con te tutta la mia vita, Daniel! Sì! Sì! Bambini, noi vi invitiamo al nostro matrimonio! Si dice... Yeah!